Ultimi giorni di vlog con una super coda perché questa settimana ci sarà un cambiamento. Sono super addormentata. Andiamo. Buongiorno Puffins. Ti ho portato un pacco gigante di biscotti tuoi preferiti. No, panico. È un pacco di biscotti. È un pacco di biscotti! C'hai paura? C'hai paura del pacco di biscotti? No. Bubino oggi bravissimo. Oggi abbiamo fatto uno shampoo con questo. E poi abbiamo messo un po' di grasso sugli zoccoli perché sono un po' secchi. Bravissimo. E adesso andiamo a casa che mangiamo. Puliamo gli stivali post lezione e oggi li ingrassiamo anche, visto che sto qua anche il pomeriggio. È arrivata la mia dispensa di cibo! Hai ordinato il pranzo? È Sì, arrivato il delivero! grazie! Prego! Abbiamo fatto la notissima cosa di saltare a piedi, io e la Silvia. Posso mettere le clip in cui saltiamo insieme? Fai quello che vuoi. A posto, vedrete le clip. Devi alzarla la seconda gamba. Siamo rimaste qua a pranzo, io, Virginia e Silvia, e ora faccio un po' di coccoline. Non so se verranno messi a paddock perché sta venendo il temporale. Quindi, mamma si sta anche aprendo il box da solo col vento. Sta venendo su un vento allucinante. È arrabbiato perché gli ho dato un biscotto e poi basta. Sta dicendo: oh, ma mi dai un altro biscotto? Siamo qua a ciancianare. No, fai il bravo. Scherzavo, c'è il temporale. C'è il temporale. Lo sentite? E niente, guarderemo il temporale così. Guardiamo il temporale. Sempre più sconvolto, vero? Una bella doccia appena tornata a casa dopo questa
giornata infinita in maneggio, c'è ancora il sole, sono le 7 e ora preparerò la cena e basta, volevo studiare almeno un'oretta ma non ce la faccio, sono stanchissima. Ora ovviamente ho questo turbante, però adesso lo sostituirò con una maglietta che sicuramente è più leggera, perché tenersi su questo tutto il tempo fa morire e io non li sopporto più tutti questi capelli, quindi non vedo l'ora di tagliarli. Giorno 2 della settimana, anche stamattina sono morta, poi dopo i salti di ieri distrutta. Buongiorno, ti nascondevi? Oggi Bordeaux, purtroppo questo set viene venduto insieme, vedete che il cordino è uguale, ma la cuffia è scura, è viola tipo, però è un set.
dire, da un momento all'altro, così, boom, pac. Ero troppo presa dall'emozione del momento che mi sono dimenticata che stavo vloggando, quindi è successo tutto ciò senza clip di vlog. Allora, premetto che sono ancora molto sconvolta da questa frangia, ma purtroppo la parrucchiera mi ha detto che, essendomi tagliata i capelli da sola e essendo tutti rovinati, la soluzione migliore era fare una frangia di questo tipo, che ovviamente crescerà super velocemente nel mio caso, perché sapete che mi crescono i capelli alla velocità della luce, e quindi poi diventerà, lo faremo diventare un ciuffo laterale, non lo so, un qualcosa del genere, anche se in realtà mi piace molto. Dipende dall'inquadratura, in alcune inquadrature mi piace molto, in altre un po' meno. Ovviamente il taglio, lo sapete, l'avevo già fatto. Prima che mi morisse il telefono stavo dicendo che la lunghezza l'ho già portata parecchie volte, mentre la frangia non l'avevo mai avuta. Ora sto cazzeggiando bellamente sul divano, anche se dovrei studiare, ma la pigrizia oggi vince su tutto, e ci vediamo domani mattina col primo giorno con la frangia in maneggio. Sarà un disastro. Raga, siamo arrivati, ma quanto sono strana con questo taglio, sto male. Magari Malaghegno non mi riconosce più. Pensa che sono un'estranea. Non mi ero filmata prima della lezione, ma questo è il post. Ma no, mi scappa!
grasso, ce l'abbiamo uguale. No, vabbè. No, vabbè. Ah! Giornata superata, sono esattamente come quando sono partita. Non è cambiato niente. Pazzeschi. Ultimo giorno della settimana, raga, io adoro questa frangia. Soprattutto con la codina così. E ultimo giorno della settimana, leggings della Decathlon, che però si stanno rivelando pesantissimi. E tra poco mi arriverà un nuovo paio di pantaloni super leggeri per l'estate. Maglia caffè equestre sempre nel cuore. E andiamo. Doccia fatta, vediamo. Ma no, Tafano, brutto. Finiamo qui questo vlog della settimana. Speriamo che vi sia piaciuto. E buona giornata a tutti. Ci vediamo nel prossimo vlog.